one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Chicken, chicken one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Dove giochiamo oggi? E questa, bambini, è l'altra domanda. Ho comprato una mela che costa 30 yen, pagandola con un biglietto da 100 yen. Quanto ho ricevuto di resto? Maestra, io sono Svampi, posso rispondere? Lo so come ti chiami, ti conosco bene. Allora, mi sai dare la risposta? Sì, ho alzato la mano per rispondere perché Odo ha paura di essere chiamato alla lavagna per risolvere quel problema. Dico bene, Odo? Hero, hero! È un bambino molto timido. Lo so, Svampi, non occorre che tu me lo dica. E poi c'è quell'altro bambino che, approfittando dell'ombra, dorme alla grande. Hero, hero! Non lo svegli, chissà che bei sogni sta facendo. E come si chiama il dormiglione? Credevo che lo sapesse lei. Questa sì che è bella! Hero, hero! Risotto trova tutto divertente e ride sempre in modo fragoroso. Basta, Svampi, voglio sapere quanto ricevo di resto. Io le stavo solo spiegando perché non era il caso di chiederlo ai miei compagni. Sentite, ragazzi, ora devo andare nell'aula insegnanti e starò via per un po' di tempo. Potete studiare, disegnare o leggere, ma dovete stare in silenzio finché non torno. Non dovete chiacchierare, non dovete alzarvi dal banco o scambiarvi di posto. Siamo intesi? Sì, signora maestra! Svampi! Voglio chiedere a Brum Brum se oggi giochiamo insieme. Oh no, non posso alzarmi! La maestra ha detto che dobbiamo restare ai nostri posti! E questo che cos'è? Dove andiamo a giocare oggi? Firmato Brum Brum. Ah, è una lettera di Brum Brum! Svampi, che ne dici di giocare a casa tua, Brum Brum? Adesso devo solo scrivere la risposta e poi gliela mando per pasta celere senza allontanarmi dal banco. Ti va di andare al parco a giocare con lo skateboard? Questa faccenda della pasta celere sta diventando una chatline. Idea! E se invece giocassi con Luccichina? No, ho promesso a Brum Brum di giocare con lui. Nella lettera gli ho scritto che voglio andare al parco a giocare con lo skateboard e lui mi ha proposto di chiederlo anche agli altri. Oh, e questo cos'è? L'hai tirato tu, Svampi? Chissà cosa c'è scritto. Luccichina sta leggendo i messaggi. In questo modo non devo alzarmi dal banco per parlare e allo stesso tempo ubbidisco alla maestra. È vero che l'idea è stata di Brum Brum, ma io l'ho perfezionata. Sono proprio un genio. Che bel biglietto mi ha mandato Luccichina. Vediamo cosa suggerisce. Per me possiamo andare a giocare dove vuoi. È evidente che ha letto soltanto il primo dei messaggi. Non importa, adesso preparo la risposta e la spedisco. Dunque, Brum Brum ha suggerito di giocare a casa mia, ma io ho detto che volevo giocare con lo skateboard nel parco. Allora Brum Brum mi ha risposto di chiederlo anche agli altri. Oh, non so più dove scrivere! Hopla! Dunque, Brum Brum ha suggerito di giocare a casa mia, ma io preferirei andare a giocare con lo skateboard nel parco. Così gli ho scritto che volevo andare con lo skateboard nel parco invece di stare a casa mia. Brum Brum ha risposto che preferiva giocare a casa mia e ha proposto di sentire anche gli altri. Così ho chiesto a Luccichina dove voleva giocare. Lei mi ha scritto che non aveva nessuna importanza dove andiamo a giocare, così. E il resto dov'è? Ah! Che hai fatto? Non avevo più carta e non sapevo dove scrivere. Sentirai la maestra! Sull'autobus. Oh. Buono, buono, va più in là. Sì, Brum Brum, va più in là. D'accordo. Svampi, spostati un po'. Sì, ora mi sposto. Dai, Svampi, ancora un po'. Ah! Oh no, mascherino è troppo grande e non riesco a metterlo dentro la borsa. Evviva Svampi il genio! Svampi, l'inarrestabile. Ehi, Svampi, mi vai a prendere il giornale, per favore? Sì, volo! Te l'ho
strano, Svampi è uscito da un pezzo per andare a prendermi il giornale. Dovrebbe essere già tornato. Del giornale non c'è nessuna traccia e non si vede neanche Svampi. Svampi, dove sei? Chissà dove sarà andato. Che vuoi? Hai il giornale, per favore? Mi serve il giornale! Ho detto a mio padre che gliel'avrei portato al volo! Ecco dove eri! Torna a casa, Svampi, con o senza giornale! Non ti posso aiutare, mi dispiace tanto! Non puoi farmi prendere questi spaventi, figliolo! Perché non fai l'abbonamento così te lo portano a casa? Oh, guarda che luce forte! Non si gioca con l'elettricità! Non sto giocando, si è accesa perché possiedo una carica elettrica naturale! Elettricità naturale? Come certi pesci, ad esempio? È un'idea per l'aspirapolvere! No, no, no! Fammi pensare! L'elettricità naturale è perfetta per la lavatrice! Possiamo risparmiare sulla bolletta della luce! Svampi! Si può sapere cosa fai combinato in quel modo? Sto volando, non vedi? Metti via tutto, subito! Basta! Credi di essere al mercato? Non sopporto il chiasso! Amo solo i toni dolci! Svampi, Svampi, Svampi! Provo qualcuna delle mie mosse preferite. Un altro attacco di scemenza infantile. La dolce carezza del vento, il cielo azzurro, le nuvolette bianche. È tutto così piacevolmente romantico. Oh, ma quella è una rosa rossa. Sono sicura che in quel castello vive un bel principe e mi ha mandato questa rosa sulle ali del vento per dichiararmi il suo amore. Dannazione, chi ha gettato via la rosa di plastica che avevo messo in bagno? Ti controllo con la Svampi Console! Attivata! Questo è il pronipote di Pierino la Peste? Va bene, giochiamo! Sinistra! Quella è la destra! E ora calcio e pugni! Calcio e pugni! Salta! Allora, bel bambino, abbiamo finito di giocare? Quelle erano solo prove, il gioco vero comincia adesso! Sei un'auto della polizia, devi correre, stiamo inseguendo un criminale! Molto bene, abbiamo finalmente trovato il criminale! Che aspetti, ora lo devi arrestare! Con il poliziotto siete invidiosi, vero? Ti prego, abbi pietà di me! Quant'è bella la campagna! Quella che vedete laggiù è la casa di campagna dove vivono i miei nonni. Questa è la fotografia di mio nonno, Svampi Nonno. E questa è la fotografia di mia nonna, Svampi Nonna. Sono felice della vostra visita, ma dovrete andare via presto o resterete bloccati dal traffico. È vero, allora vado via. Non adesso! Oh, il nonno salta e placca papà! Uno, due, tre, ha vinto il nonno! Non vale, mi hai preso le spalle! Ora smettila e godetevi tutti questa bella giornata! Certo! Posso chiederti una cosa? Certo, figliolo, dimmi!
Quando facciamo qualcosa di divertente, sono stanco di stare seduto qui. Avevi promesso di comportarti bene, ricordatelo! Bobby! L'aria di campagna è proprio dolce come immaginavo! Oh sì, è deliziosa, vero figliolo? Deliziosa! Per me non sa di niente! Ora vengo! Niente! Cosa ci trovate di dolce? A me sembra solo aria di campagna! Svampi, 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 svampi! Siamo tornati! Hai fretta ad andartene? Beh, sai, il traffico... Uno, due, tre! Vedo che avete imparato in fretta come funzionano le cose qui da noi! Tornate presto a trovarci! Sì, nonna! Non correre, figliolo, mi raccomando! Andiamo avanti a passo di lumaca! Non andiamo avanti a passo di lumaca, siamo proprio fermi, figliolo! Quanto sarà lunga questa fila, papà? Vorrei saperlo, sembra che oggi siano andati tutti in campagna! Ma smettetela tutti e due, se siete tanto curiosi, perché non andate a controllare? Buona idea! Andiamo a vedere e torniamo! Papà. Hai detto bene, figliolo, è veramente molto lunga. Ma secondo te è molto lunga? Quanto è lunga? È così lunga che non si riesce a vederne la fine, Svampi. Delon, 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 delon. Hai ragione, non si riesce a vederne la fine. Te l'ho detto che era molto lunga, figliolo. Sì, ma questa fila mi sembra interminabile. È vero, ma prima o poi dovrà pur finire, non credi? Delon, 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 delon. Oh, sono stanco, tanto, tanto stanco, papà. Siamo arrivati a casa. Che ne dici di andare a bere un po' d'acqua, figliolo? Sì. Ora possiamo tornare dalla mamma. Chissà quanta strada avrà fatto. Delon, 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 delon. Siamo tornati! Allora, quanto è lunga la fila? Oh, non abbiamo visto la fine. Quando siamo arrivati a casa, siamo tornati indietro. E da casa nostra la fila continuava perdita d'occhio, mamma. Siete andati a casa e siete tornati. Sarete stanchissimi. Niente affatto. Prima di tornare qui, ci siamo riposati un pochino. Avete fatto bene, la strada è molto lunga. Sì, ma si fa prima a piedi che in macchina. Le gare di atletica. Io vado, mamma! Svampi, non dimentichi niente? Ah, sì, è vero, stavo dimenticando il cestino del pranzo! Come si fa a dimenticare una cosa così importante? Qui tieni, figliolo, oggi non è un granché perché avevo tante cose da fare! Ah, d'accordo, ciao, mamma! La mamma ha detto che non era un granché perché aveva tante cose da fare! Ma a scuola non vendono cose da mangiare! E adesso che cosa faccio? Il giorno dopo. Io vado, mamma! Svampi, non dimentichi niente! Ah, sì, è vero, stavo dimenticando il cestino del pranzo! Come si fa a dimenticare una cosa così importante? Tieni, figliolo, mi dispiace per ieri, oggi ti ho preparato un bel pranzetto con i fiocchi! Ah, meno male! Ciao, ciao, mamma, io vado! Sono curioso, la mamma ha detto che mi ha preparato un pranzetto coi fiocchi. Potevo metterci anche un panino. Alcuni giorni dopo,
Papà, mamma, oggi ci sono le gare di atletica. Lo sappiamo, figliolo. Ti porterò il cestino del pranzo quando veniamo. Va bene, ma questa volta, oltre ai soldini, mettici anche qualcosa da mangiare. Ma tranquillo, vedrai che sorpresa. Oh, speriamo bene stavolta. L'anno scorso ci hanno offerto da mangiare i genitori dei tuoi compagni perché la mamma aveva dimenticato a casa il cestino del pranzo. È tardi, io vado. Ciao. Come mai non sono ancora arrivati? Ehi! Svampi, siamo arrivati! Siamo qui! Mamma, quanto mi sei mancata! Oh, figliolo, mi vuoi davvero così tanto bene? Veramente mi mancava il cestino del pranzo! Sta per avere inizio la corsa dei 400 metri piani. Mi raccomando, figliolo, fatti onore! È retta quello che dice tuo padre, Svampi. Ricordati che la cosa più importante è partecipare, non vincere. Metticela tutta, figliolo, e fa vedere agli altri quanto vali. Lo farò, papà. Devi arrivare primo, Svampi. Sì, ti prometto che ce la metterò tutta per vincere. Sta per avere inizio la corsa dei 400 metri piani. Guarda che espressione decisa, mia cara. Il ragazzo vincerà senz'altro la corsa. Come fai ad esserne tanto sicuro? E tu perché sei sempre così disfattista? Svampi ha promesso di mettercela tutta. Gli atleti sulla linea di partenza, pronti? Forza! Ecco, è iniziata la corsa. Ma che cosa sta combinando? Si è lasciato staccare dagli altri. Accidenti, Svampi è caduto. Non restare lì impalato come un baccalà! Corri! Devo fare qualcosa! Seguimi! Coraggio, Svampi! Senta, mi scusi! Sì? Che cosa c'è? Mi sa dire quanto manca al traguardo, per favore? Ti sembra il momento di chiedere queste cose? Sei sempre insolito, tu tesoro! Metticela tutta, non importa se non arrivi primo! Sì, mamma, farò del mio meglio, lo prometto! Più veloce, Svampi! Il traguardo è vicino! Corri! È vero! Ehi, ma perché ti sei fermato, Svampi? Stavo solo pensando a quale posizione assumere tagliando il traguardo. Quale posizione assumere tagliando il traguardo? È ora di andare a dormire, vuoi deciderti? Svampi, Svampi, Svampi.